Mickey Rourke è sempre stato uno dei miei attori preferiti fin da piccola. Ha fatto dei film meravigliosi, è stato candidato agli Oscar, ha vinto il BAFTA, insomma, si parla veramente The King. Quindi non sapevo bene come sarebbe andata, soprattutto la prima scena ero un po' preoccupata, no? E invece no, è una persona molto disponibile, molto carina, ha fatto fotografie con tutti. Let's talk openly about what are your ties to Russia? My boyfriend is Russian, but he has lived in the West. He despises the Kremlin regime. He has even taken a public stance on this matter. Yes, right from the beginning, he has written and spoken out against Putin. Why didn't he go with you to Russia last summer? He was afraid he might get arrested. Pretty good case that he would have been. why'd you go? Là io interpreto Nicoletta della Chiesa, che è una professionista della giustizia italiana che viene appunto in Romania per supportare il nuovo procuratore della Repubblica. E mi relaziono con i patriarchi, mi relaziono con il segretario degli Stati Uniti d'America, che è un mio caro amico che viene dal Texas, che è interpretato da Mickey Rourke, Mickey Mantovani. Mi relaziono appunto con la futura procuratrice della Repubblica, che è Nina, interpretata da Corinne Moise, e con il suo marito, che è Yuri, che è interpretato da Anthony Delon. Siccome ci sono delle possibili influenze russe, dobbiamo essere tutti convinti che anche, cioè devo anche convincere gli americani, i patriarchi, eccetera, che questo non è vero. È un film molto attuale, è un film molto bello, è un film che tratta sia la situazione attuale politica, ma anche, infatti si parla del trattato di Schengen, e di tanti argomenti che non posso svelare, spoilerare per il film, perché voglio che tutti andiate al cinema. Però è un film veramente molto interessante, sia la storia, io credo che sia fondamentale la storia, la sceneggiatura in un film, perché se la storia funziona, funziona tutto il resto. The only unfinished case in 14 years of work. Right. So what? It's a difficult case. There are pressures from everywhere. The volume of work is huge. Be more patient. I'm in a corner by politicians mostly. In our country, the Orthodox Church is a power itself. But I'll close it. Forget about it. Please, please be more patient. I'm being cornered. You don't get it any of it. Sono tutti grandissimi professionisti, quindi è una qualità molto alta, un film d'autore. C'è un cast internazionale che permette, credo, al film di uscire fuori dai confini che possono essere quelli nazionali e poter raggiungere un pubblico più ampio. È bello quando finisce un lavoro poter avere degli amici, quindi continuare che non sia soltanto un'esperienza professionale, ma che possa essere anche un'amicizia. E su questo set credo che ci saranno tanti nuovi amici che mi porterò nel cuore e in Italia. Thing on my own. That's why I'm telling you to stop it here. I can't mock my work, my colleagues. Sono le linee orizzontali del film che appunto sono quelle sentimentali, che anche quelle sono molto interessanti, come ti dicevo prima. Ogni personaggio ha un cambiamento e questo credo che sia vincente in un film.
penso che la sceneggiatura, come ho già detto, sia la cosa più importante, per cui già il fatto che ci sia una buona sceneggiatura, una buona storia, penso che arriverà al pubblico. È una storia attuale, è una storia che racconta dei problemi della Romania, problemi politici, problemi che ci sono, quindi penso che sia molto interessante, al di là di tutto il resto. Già la storia qua funziona, lo stiamo facendo, il direttore della fotografia è bravissimo, Ciprian Mega è un regista veramente speciale perché non è mai nervoso, è sempre molto centrato, sa quello che vuole, credo che abbia già un'idea anche dell'editing e questo velocizza anche tutte le riprese. E ha fatto una scelta di un cast internazionale, quindi credo che questo sia anche importante. Quindi unendo io che sono un'attrice italiana, Anthony Delon che è francese, e Mickey Rourke che viene dall'America e poi tutti gli attori rumeni che devo dire sono rimasta molto sorpresa perché c'è un altissimo livello di qualità nella recitazione qui in Romania. Tutti gli attori rumeni con cui ho lavorato sono tutti straordinari e non è sempre così. Quindi un'ottima produzione, Laura Mega è veramente una persona molto dolce ma anche molto decisa, sa quello che vuole e questo è anche fondamentale perché tenere insieme tante persone, tanti attori, attori di provenienze diverse, con abitudini differenti, non è sempre molto semplice. Quindi complimenti, è veramente un'esperienza bellissima per me questa. We have another currency that never depreciates. Fear. Stop! Allora, mi sono trovata benissimo con tutto il set, c'è una crew fantastica, sono tutti molto disponibili, tutti molto accoglienti, tutti molto professionali, questo è importante. È bravissimo il direttore della fotografia? Livio Marghidan. Sì, bravissimo. E per un'attrice è importante, per tutto il film è importante perché c'è anche un'estetica dell'immagine, è cinema. E quindi dopo la storia è fondamentale anche la fotografia e mi sembra che ci sia una fotografia molto bella. Sono molto belle le ambientazioni, abbiamo girato nel teatro, nella sinagoga, quindi anche un ottimo lavoro per la scenografia. Ed è stata anche molto brava anche la costumista perché l'altro giorno c'erano più di 600 comparse e occuparsi di tutti quanti, vestirle, vestite da sera, non è un'impresa molto semplice. Il ruolo di Nicoletta della Chiesa non è un ruolo molto semplice perché è un personaggio che cambia spesso, cioè è molto professionale, fredda e decisa quando deve fare, appunto quando si relaziona con i patriarchi, quando si relaziona con Mickey Mantovanis, il segretario degli Stati Uniti che viene dal Texas, quando si relaziona con Nina, è molto decisa e sa quello che vuole, lei è qui per supportare il nuovo procuratore generale della Repubblica. Poi nella sua vita privata è un po' particolare, però non vi posso svelare nulla. Mm-hmm. Comunque è un ruolo difficile perché cambia molto ed è un ruolo bellissimo per un'attrice perché ti dà la possibilità di esprimere diverse emozioni e insomma una vera sfida. Merci, buonasera. Buonasera. I'm very happy, finally. I'm stay here in Oradea. It's very special, amazing city. It's very beautiful. And also the people is very kind. Thank you very much. I'm very happy to work with Laura Mega and directed by Ciprian Mega. And I think that this film will do very, very special as you, as your country. Thank you very much. Merci, Romero.